détruisant bien le cerveau. Buongiorno e bentrovati con Studio 28 TV. Oggi parliamo di trasparenza nella gestione degli eventi culturali a Milano, in particolare del ormai famoso progetto OCA, Officine Creative Ansaldo, che dovrebbe diventare un cuore pulsante della vita milanese. La vicenda sta presentando sin dall'inizio dei lati oscuri e ci piacerebbe che da subito l'assessore Boeri fugasse ogni dubbio. Un breve riassunto. In seguito all'occupazione di Macao, Giuliano Pisapia aveva ufficialmente invitato i lavoratori dell'arte a partecipare alla creazione delle nuove officine creative Ansaldo e Macao aveva rifiutato di partecipare. Potete rivedere qui la dichiarazione ufficiale del rifiuto. Il 5 giugno viene pubblicato sul sito del Comune di Milano un avviso pubblico in cui si annuncia l'apertura di OCA e si invitano tutte le realtà culturali a presentare il proprio materiale artistico per arricchire una 3 giorni di lancio che sarebbe stata organizzata di lì a poco. Nell'avviso si specifica che le iniziative proposte dovranno essere artistiche e interamente autoprodotte. La 3 giorni ha avuto poi luogo dal 14 al 17 giugno e potete vedere il nostro speciale sempre cliccando qui. Già arrivando alle officine creative Ansaldo balzava subito agli occhi il comitato di accoglienza formato dallo staff di esterni. 4 giorni fa ha iniziato a circolare in rete un documento ufficiale del Comune di Milano, una determina del 20 giugno della Direzione Centrale Cultura, con cui si assegnava all'Associazione Culturale Aprile, alias esterni, la gestione, il coordinamento e l'organizzazione dell'intera manifestazione, per una spesa complessiva di 50.000 euro da pagare a luglio 2012. Non male in tempi di magra. Alessandro Darold, giornalista dell'inchiesta, ha pubblicato la notizia ricostruendo l'intera vicenda e rivelando tutte le contraddizioni che hanno caratterizzato questa vicenda. Chiariamo subito un punto. L'avviso, o bando, come viene chiamato dal Comune stesso, riguardava solo ed esclusivamente i progetti artistici. Il Comune ha poi, in un secondo tempo, scelto esterni come organizzatore, avvalendosi della possibilità garantita dalla legge di aggiudicare questo contratto pubblico senza pubblicare un bando, poiché questo servizio avrebbe avuto un costo inferiore alla soglia comunitaria. Fin qui tutto ok. Quello che ci domandiamo è perché nascondere la presenza così ingombrante di esterni, ovvero di un unico ente beneficiario. Perché scrivere una determina così piena di contraddizioni e imprecisioni? E poi, vista l'importanza che OCA potrà avere per la città di Milano, perché fare tutto così in fretta e senza la trasparenza che si meriterebbero sia le 270 organizzazioni culturali che hanno presentato il loro piccolo progetto per la loro presenza artistica, sia i cittadini? Giovanni ha incontrato proprio Alessandro Darold. Allora, Alessandro Darold, sei l'unico che ha scritto sull'inchiesta di questo famoso bando dell'OCA per l'OCA. Più che altro hai comunicato a tutti il fatto che l'OCA è stata alla fine organizzata da un'associazione ben precisa, che è stata Esterni. Sì, beh, insomma, un'associazione importante comunque a Milano, svolge tantissime iniziative in città, sia nei tempi della Moratti, sia nel centro-destra. Mm-hmm. Però tu hai posto l'accento anche su un altro aspetto, che è quello dell'amicizia che lega Esterni con l'assessore della cultura, in particolare con Boeri. Sì. Beh, insomma, Beniamino sai bene che è il vicepresidente in questo momento, poi altri soci, però è stato il fondatore di Esterni, dell'Associazione Culturale Aprile, che poi viene denominata Esterni, ma appunto c'è scritto anche nel provvedimento comunale. Sebbene è un grande amico di Boeri per tanti motivi, l'ha appoggiato alle primarie, appoggia tutte le iniziative che l'assessore della cultura ha in questo momento a Milano, in particolare nello scontro col sindaco Pisapia. Non l'avevamo già citato, mi ricordo, su una questione del risanamento dell'area Bulk in zona monumentale, in cui ci fu uno scontro tra la giunta e l'assessore della cultura, e Beniamino Sabino era uno dei firmatari. Non solo, allo scorso anno, quando ci fu uno dei primi scontri tra Boeri e Pisapia, sempre su vicende legate a Expo o anche altre cose
cose di carattere urbanistico. Sai bene, mandò una mail a tutta quanta la cittadinanza, diciamo, attiva, la classe dirigente attiva, per dire non fate litigare voi e Giuliano, insomma, troviamo una soluzione. E, però detto questo, insomma, questo provvedimento nasce in maniera abbastanza anomala, abbastanza strana, nasce in un contesto milanese molto particolare, perché Macao ha un po' cambiato le carte in tavola, diciamo, sulla cultura di Milano. Di questo bisogna dare atto ai ragazzi di Macao. E quindi nasce dopo metà maggio, quando dopo l'occupazione a Torre Galfa si cerca, la prefettura decide di sgomberare, Pisapia interviene in piazza e dice venite alle officine creative dell'Oca, ad Ansaldo, partecipate al bando. L'avessi mai detto. Sì, allora, secondo me tu tocchi da un lato l'aspetto critico della situazione attuale della cultura a Milano, cioè questo dell'amicizia, nel senso che chi della cultura di Milano non è amico della giunta Pisapia, nel senso che l'abbiamo in qualche modo tutti più o meno apertamente sostenuto, quindi bisogna, cioè secondo me adesso bisogna capire un po' come poi tutte queste relazioni personali si riescono a essere gestite dai politici, perché è un po' come nel nostro avviso che si stesse ancora pagando questa gratitudine al mondo della cultura per aver sostenuto la giunta in campagna elettorale. Ma sì, questo senza dubbio. Beh, diciamo che Sterni lavorava bene anche col centrodestra. Ora è evidente che c'è probabilmente c'è qualche piccolo problema di conflitto di interesse, che dovrebbe essere comunque l'assessore alla cultura, in particolare Boeri, a risolvere per primo, comunque a fugare ogni dubbio quando avvengono questi tipi di cose, perché è logico che gli operatori su Milano sono tanti, sono diversi, ognuno può fare la sua parte. In tanti ci hanno scritto per dirci, insomma, quei 3 giorni all'Oca che sono costati 41.000 euro senza IVA, potevamo farlo anche noi, perché non potevamo farlo anche noi? Perché è stato fatto così? Perché è stato indirizzato in questo modo? E qui si pone una questione chiaramente enorme, perché su Milano c'è comunque rimane la scelta d'Italia, c'è un'offerta culturale un po' più alta rispetto al resto, e con insomma una torta che è abbastanza consistente, per cui Sterni in questo momento non è che ne ha approfittato, figuriamoci, anzi giustamente anche il provvedimento è fatto sotto la soglia minima di soldi, non deve essere fatto delibera oppure un passaggio in consiglio comunale. Però purtroppo sono stati fatti degli errori abbastanza palesi. Infatti questa è la grande contraddizione di tutta questa storia. Cioè, nel senso, tu vuoi, fai un bando meritocratico, no? In cui devi raccontarmi come vuoi... Che poi non è un bando. Poi non è un è bando, un è un invito. Anche se però sulla sua pagina del comune, che loro citano, c'è scritto bandi, cioè un po' a caratteri cubitali. Però il bando che diventa invito, che poi invece diventa un invito esclusivo per VIP, oppure per come la persona che conosco, è qui la grande contraddizione di tutta questa storia, di questa vicenda. Cioè, almeno, diciamo che se l'avesse fatto la giunta Moratti, credo che sarebbe diventato prime pagine sui giornali, se solamente un altro avesse dato un appalto di questo tipo a un suo amico, una situazione culturale amica. Invece Milano, in questo momento, questa notizia è passata un po' sotto traccia. Il sistema lombardo, no, che sta venendo fuori anche un po' a livello regionale, ma anche italiano, è sempre stato un po' quello di favorire, tra virgolette, le aziende un po' più amiche, più vicine. Sono tantissimi innumerevoli casi di bandi costruiti su misura, che non è il caso questo qui assolutamente, perché qui siamo su un altro livello, non è un bando, come ho già detto. Quindi evitiamo di dirlo, però cioè, capita spesso in regione, si sa, i bandi anche per questioni legate all'urbanistica, legate alle bonifiche ambientali, legate alla sanità, vengono costruiti in modo tale che vinca sempre. Il migliore. Esatto, vinca il migliore, comunque vinca chi sa farlo poi, e poi molto spesso vincono anche chi sa fare veramente queste cose qua. Cioè, anche questo è anche però bello. Magari c'è qualcun altro che lo sa fare, che il mercato, insomma, il sistema mercato ci porterebbe tutti quanti a
sperare che sia fatto in maniera un po' più alla luce del sole. Qui è stato fatto alla luce del sole, ma alla luce del sole un po' con qualche ombra, anzi più di un'ombra, perché non si è ancora capito. In più l'assessore continua a tacere, continua a non parlare, sente una comunicazione a noi appunto che è stata ampiamente smentita, perché il bando non era più bando, ma appunto diventava solamente invito. Insomma, dovrebbe dire qualcosa, ma non lo dice, non sta ancora, quindi vuol dire che anche questo è un segnale. In realtà poi nella delibera ci sono, secondo me, alcuni punti un po', appunto, le cose che tu stai dicendo, i punti esatti sono che si dice che l'Associazione Culturale Aprile Esterni ha proposto un progetto articolato per le officine creative in grado di accogliere, organizzare e coordinare anche tutte le proposte e i contenuti culturali. Sì, è quello un'altra condizione, esatto, perché appunto loro fanno in questo provvedimento di affidamento di, cioè nella prima parte viene quasi detto che c'è stato questo bando e che l'Associazione Culturale Aprile è stata la migliore, perché ha proposto l'offerta migliore per poter gestire quei 3 giorni all'Oca. Però non c'è stato nessun bando per però gestire non c'è stato nessun bando, infatti in fondo alla parte della delibera qua determinano che un secondo di affidare, ecco qua, qui parla di unico proponente, dice: tolto che ricorso a procedura negoziata, si è reso necessario considerata la natura artistica del servizio, quindi esatto. Momento che il soggetto di che trattasi è l'unico proponente, organizzatore e attuatore dell'iniziativa, e che non è quindi considerata alcuna scelta alternativa di pari natura e caratteristiche. Tra l'altro questo fa riferimento proprio al codice degli appalti pubblici, che dice proprio nell'articolo citato che si può ricorrere a un affidamento diretto, quindi non a bando, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinente alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. È il caso questo? Cioè Esterni è l'unica realtà in grado di organizzare l'Oca questo, per 3 giorni? Questo non potremmo mai saperlo, perché purtroppo non è stato fatto un bando. Però qua dice che è così. Qua dice, cioè, come dire, il comune dice: Esterni è l'unica realtà in grado di organizzare l'Oca, 3 giorni di Oca. Questo che viene detto sostanzialmente, esatto. In questa, quindi sarebbe giusto quantomeno che il comune Boeri dicesse perché qua non viene detto il fatto che Esterni sia una realtà radicata sul territorio, che abbia fatto il Milan Film Festival, il design eccetera. Sono tutte cose inoppugnabili, che però non fanno di Esterni l'unica realtà. No, appunto, anzi sarebbe interessante anche conoscere anche le altre, perché sì, credo che comunque tra ragioni di lavoro comunque importante, non tolgo, anche se c'è chi critica, chiamami 3 giorni dell'Oca dicendo che non sono servite assolutamente niente, ma questo non è detto, non è vero, sono pareri differenti e va benissimo. Però insomma, anche capire come viene gestito il denaro pubblico, soprattutto in questo periodo in cui, c'è una grande richiesta di trasparenza, in cui c'è una regione Lombardia che viene appunto falcidiata da 1000 scandali, appunto soprattutto sulla poca trasparenza sugli appalti che ci sono stati. Insomma, se la Giunta Arancione vuole essere da esempio, vuole fare da contraltare appunto a Formigoni, a Giunta di Centrodestra, dovrebbe su queste cose dire la sua. Tra l'altro, sempre per fare un paragone con altri eventi organizzati dal comune, il Piano City, che è stato, come dire, il fiore all'occhiello del primo anno di Boeri, ha costato 24.000 euro più IVA al comune, che poi ha appaltato un'altra organizzazione, per cui sì, c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna, ed era un evento molto, molto più complesso. E secondo me un'altra questione è che noi questa cosa, tutti noi, l'abbiamo saputa ex post. Cioè non sapevamo che Esterni era l'organizzatore. Non c'è niente di male in Esterni, ribadiamo per l'ennesima volta. Ma uno entrava all'Oca e non c'era scritto chi sta organizzando. Grazie. No, c'è. Cioè c'era chiaramente questo banco che era gestito da Esterni, senza scritto che era gestito da Esterni, però chi conosce personalmente i collaboratori di Esterni, che sa, vedeva che erano quelli di Esterni,
e però non, sì, non era palese, non l'ha palesato, cosa che dalla giunta arancione, dal vento che cambia, uno non si aspetta. Cioè non... Esatto, infatti in questo credo che sia la cosa un po' più pesante, perché insomma sono tante piccole spie che raccontano di una città che fa ancora fatica magari a scolarsi di dosso alcune costruzioni anche delle vecchie, delle precedenti giunte, della vecchia politica italiana, che si muove sempre nello stesso modo, facendo prevalere sempre gli amici, parlando sempre con gli amici, sempre tutto a tavolino, però al momento che insomma la gestione delle cose pubbliche, dell'amministrazione dei soldi è importante, comunque deve cambiare, Pisapia va detto più volte, spesso e volentieri, ora mi sembra anche il caso di dare un po' un segno di cambiamento su questo, perché se no si continua sempre allo stesso modo, cioè, non c'è differenza mai tra giunte di sinistra, giunte di centrodestra, e in questo purtroppo è una pagina un po', ma non triste, però un po' poco conveniente, credo, dal punto di vista politico. Infatti non credo, cioè, spiegare, almeno ammettere gli errori, io credo che anche ammettere l'errore di aver costruito un bando, che non è un bando, è un finto bando, per raccontare alla cittadinanza che vuoi fare una politica aperta e che vuoi cambiare, insomma, anche ammettere l'errore secondo me basterebbe per sedare le rivolte che sono in rete, perché comunque dopo l'uscita del pezzo si è creata un grande dibattito anche su esterni, sulla funzione che ha esterni anche in città. Io personalmente esterni la conoscevo appunto per il mio Film Festival e non per altre iniziative, invece sono emerse tantissime cose, tante sfaccettature anche interessanti. L'accoglienza che ha avuto il tuo pezzo dai due lati esterni del comune qual è stata? Ma dal comune non abbiamo avuto risposte, io ho chiamato più volte, come era giusto fare, sia che ha firmato il provvedimento, Antonio Calbi, sia Bueri sia Portavoce di Bueri, però non è stata data risposta da nessuno. Però ti hanno scritto. Il comune mi ha scritto il giorno dopo una risposta dal Dipartimento dello Spettacolo, quindi da Calbi, ce n'è anche stata cultura, però neanche comune, quindi il Dipartimento che ha firmato il provvedimento. E mi hanno scritto appunto che c'erano gli errori sul fatto che non era vero. Ribadendomi ancora una volta che esterni era un operatore che lavorava su Milano da tempo, e ribadendomi, ma sbagliando, perché infatti noi abbiamo smentito, poi subito dopo abbiamo smentiti perché era troppo palese l'errore, che non si trattava di un bando, ma si trattava di un invito a proporre, ma al momento che io ho ripescato in rete, comunque l'avevo già messo anche nel pezzo precedente, che si trattava di un bando, poi Bueri parlò espressamente di bando, e questo è stato l'unico nostro contatto con il comune di Milano. E invece da esterni ci ha risposto Beniamino Saibene direttamente sulla pagina, che ti ha definito un pessimo giornalista, ma io non ho mai ricevuto così tanti insulti nella mia carriera come in questo pezzo di esterni, e figuriamoci che seguo anche la Lega Nord, che è ben più anche forbita negli insulti. Loro fanno una ricerca e lì sono molto più sprezzanti, però mi hanno definito in tutti i modi, mi hanno anche chiesto, che è una cosa che il direttore diceva che avrei dovuto rispondere, magari adesso con l'occasione, mi ha detto quanto guadagnavo io all'anno di busta paga. Guadagno un terzo all'anno di quello che esterni ha preso per 3 giorni dell'Oca, anzi un giorno di esterni all'Oca è il mio stipendio anno, così almeno. Però mi ha definito spazzatura, lo stesso sai bene, è un pessimo giornalista, però sai bene nella sua risposta ci ha confermato l'amicizia. Perché sai bene dice che hanno accettato l'incarico per amicizia? È giusto dire così? Non è un po' da ma io credo che la dinamica poi sia stata tutta quanta un po' raffazzonata, un po' molto all'italiana, nel senso dopo la vicenda Macao, Bueri apre questa iniziativa dell'Oca, e credo che nella fretta o per poterlo organizzare abbiano chiesto subito esterni perché avevano bisogno di quagliare in fretta una macchina organizzativa piuttosto grossa. E quindi hanno chiesto immediatamente, potevano dirlo tranquillamente, abbiamo fretta, dobbiamo fare le cose velocemente, esterni è l'unico proponente che può svolgere questi 3 giorni. Non l'hanno fatto, quindi esterni diventa un po' vittima, no? Io ho parlato con alcuni di esterni dicevano appunto questa cosa qua, cioè, nel senso loro ci hanno messo un po' le strette, dovete fare queste cose qui, poi vi paghiamo, eccetera, eccetera. E, però poi cosa succede? Succede che la cosa viene raffazzonata, viene fatta ancora peggio,
resta questa idea del bando. Mi domando, cioè, perché proporre un bando il 5 giugno che dura 3 giorni, un bando che tutti quanti si erano resi conto di essere molto particolare, perché era una pagina bianca con 4 punti. Tra l'altro sembra dalla determina del coso che, cioè sembra, non si capisce bene, però sembra che Sterni abbia partecipato proponendo un progetto articolato, strutturato, abbia partecipato a questo avviso, a questo invito, il quale invito chiede di scrivere la propria proposta in non più di 500 caratteri o parole, adesso non mi ricordo esattamente, però ci si chiede come si fa a proporre un progetto articolato così tanto. Sì, per meritarsi poi, anche se poi non serve, qui siamo sempre in questa contraddizione del bando che poi non serve. Mm. Però sono 500 caratteri che fruttano però 41.000 euro, sì. IVA escluso. E sì, anche perché gli altri 270 progetti che sono stati fatti, sì, anche su quello non si sa assolutamente, cioè sa poco. Anche quello sarebbe interessante sapere qual è stata la proposta di Sterni, che cosa ha scritto esattamente. Un bando che dura 3 giorni, fatto così in maniera così veloce. E adesso tu sai, perché adesso è stato annunciato che Loca, come dire, continuerà, anche qui stiamo tutti attenti su come continuerà, esatto. Se continuerà così, bisogna capire, cioè... Ma io credo che quelli di Macao si fossero reso conto un po' di come stava andando la situazione. Per questo adesso sono lì al macello comunale, che comunque è una zona abbastanza, tra virgolette, franca, perché la Sogemi, la città che gestisce, l'automercato ha i suoi problemi economici di bilancio, quindi credo che abbia ben altri. Abbia fatto casa, Sì, però credo che abbia ben altri problemi in questo momento che star dietro a quelli di Macao. Poi rispetto a Oca, non lo so, insomma, vedremo un po' cosa farà Boeri, cosa vorrà fare Boeri nel futuro, come si svilupperà soprattutto la cultura in generale. Adesso però l'assessore ci ha appena annunciato stamattina che si candiderà alle primarie del Partito Democratico, quindi non so se sarà ancora lui, se tra 6 mesi, il prossimo anno, l'assessore della cultura, chi si occuperà di più di cosa. Quindi anche la politica si intromette a piedi, proprio a piedi uniti nella situazione politica anche di Milano, questo bisogna capirlo. Vabbè, comunque lo invitiamo a sì, provare a dare una, come dire, una risposta a questa questione che comunque ha riguardato più di 200, più oltre 200 proposte, 170, quindi, 270 realtà culturali che hanno proposto i loro prodotti a zero budget, e una unica che invece ha proposto una propria. Sì, anche perché una risposta credo che serva anche per stimolare questi 269 che l'hanno fatto oltre a Esterni. Cioè 269, sì. Se no la prossima volta sa che non partecipano, esatto, e neanche scrivono 2 battute delle 500 richieste. Va bene Alessandro, grazie mille. Grazie. Ovviamente la questione resta ancora aperta, e se Esterni o anche l'assessore alla cultura Boeri vogliono darci un ulteriore contributo, una risposta, i nostri studi sono aperti.